questa squadra nei suoi limiti è riuscita a fare 48 punti fino adesso, quindi penso che sia tanta roba ovviamente, abbiamo dato il massimo ovviamente, come hai detto te, abbiamo tanti limiti, non siamo riusciti a migliorarci durante questo campionato, le altre squadre con i valori più importanti sono venute fuori alla lunga, noi siamo calati piano piano perché comunque i valori, come detto prima, i giocatori poi si fanno vedere in campo, si fa sentire la differenza di blasone, di esperienza in campo. Forse è questo che ci è mancato parecchio questo campionato, un po' di esperienza, un po' di maturità, come ho sempre detto in parecchie interviste. È una cosa che abbiamo analizzato e abbiamo visto in effetti che con le prime della classe abbiamo quasi tutti gli scontri diretti a vantaggio, una cosa strana. Però ecco, alla fine rispecchia il nostro modo di giocare, il nostro modo di attaccare la profondità, spazi aperti. Giustamente, come avete visto anche voi, con le squadre chiuse, Bisceglie, Cavese, Vibonese, abbiamo fatto parecchie fatiche perché non siamo una squadra che sa gestire la palla, sa gestire il risultato. Quindi, giocando contro squadre che la giocano a viso aperto, come Palermo, Bari, Ternana, riusciamo comunque a fare la nostra prestazione perché esalta le nostre qualità di aggressività, di recupero palla, di andare in verticale subito in porta. Come ho detto prima, abbiamo mezza squadra fuori. 5-6 titolari squalificati, infortunati, però ecco, la cosa che più mi carica per la partita è che comunque abbiamo un'idea di squadra, abbiamo un'identità, un'organizzazione e questo alla fine, cambiando anche gli interpreti, se avendo quell'idea, va in campo e riesce ad esprimerti, riesce a far bene. Questo non significa che vinci, però che comunque la squadra è viva ed è presente.